Benvenuti nella redazione di Seili e benvenuti soprattutto a bordo di una nuova webserie dedicata al Van de Globe. Si chiama Solo. Non è un caso che si chiami Solo, Van de Globe, giro del mondo a vela, in solitario, senza scalo, senza assistenza. È la regata del momento, è l'evento, il grande evento della vela del momento. E noi abbiamo questa abitudine a Seili di raccontarvi i grandi eventi della vela con delle serie. Con delle trasmissioni, lo abbiamo fatto durante le Olimpiadi con le vele di Rio, lo abbiamo fatto alla Volvo Ocean Race con Bor Stories e questo solo è la rubrica che vi accompagnerà per oltre 3 mesi a seguire un po' dentro questo giro del mondo in solitario. Abbiamo visto, state vedendo, siamo un po' in qualche modo tutti sommersi da tante immagini bellissime, mozzafiato di vela, di questi Moca 60 impegnati in oceano. Spessissimo sommersi dalle onde, gesta marinaresche particolarmente importanti di questi velisti. Ecco, solo è un'occasione per andare insieme alla scoperta del lato umano, del lato tecnico, del lato marinaresco di questa Van de Globe. Lo faremo, come sempre, come abitudine, con l'aiuto dei vari ospiti che ci verranno a trovare qui negli studi di Seili, ma che andremo anche noi a trovare o che interverranno telefonicamente. Ospiti ovviamente importanti con i quali sottolineare gli aspetti altrettanto importanti. Insomma, condividere la passione e approfondirla è quello che vogliamo sempre fare noi di Seili anche per un punto di vista culturale da vivere insieme. La prima puntata di Solo, dopo circa 10 giorni dall'inizio della regata, dalla partenza del Van de Globe, riparte un po', ritorna indietro. Ripartiamo proprio dalla partenza. I momenti emozionanti dello start del Van de Globe. Il Van de Globe c'è ogni 4 anni, quindi è in qualche modo simile proprio alle Olimpiadi. E lo facciamo con un primo ospite veramente eccezionale, Giancarlo Pedote, lo conoscete tutti, secondo al Mini Transat, ma soprattutto molto concentrato nel suo obiettivo di iscriversi al prossimo Van de Globe, alla prossima edizione, tra altri 4 anni. Giancarlo è stato a Les Sables d'Olonne per la partenza della regata, ci ha raccontato l'emozione della partenza, ma anche altre cose. Viviamo insieme questa prima puntata di Solo insieme a Giancarlo Pedote. Giancarlo, tu sei stato alla partenza del Van de Globe, da osservatore molto interessato, sappiamo. Quali sono le impressioni da navigatore italiano che vive e lavora in Francia? È la solita invidia che noi proviamo, 400.000 persone, quasi mezzo milione di appassionati a seguire queste ore della partenza del Van de Globe. Beh, indubbiamente è uno spettacolo bellissimo, poiché ormai sono diversi anni, come dicevi tu, che vivo qua in Francia. Chiaramente per me ormai tutto questo è normale, non ci faccio più caso. Però una cosa posso assicurarti che mi ha sbalordito: vedere la mattina le persone in bicicletta con una scala sulla spalla che si accingevano a prendere un posto vicino al canale da cui uscivano le imbarcazioni per salire sul loro scaleo privato e guardare quindi lo spettacolo dall'alto. Sono piccoli dettagli che mi hanno fatto rendere conto veramente quanto queste persone hanno questo sport nel sangue, gente che ha dormito con i sacchi a pelo lungo il canale, con la temperatura, posso assicurarvi, assai bassa, cioè sono secondo me un grandissimo segno distintivo della stima che si ha, per i velisti, per la regata e quanto veramente la tradizione marinaresca sia comunque ben aggrappata nel popolo francese. E questo poi è alla base del fatto che in Francia si trovano facilmente sponsor per campagne di questo tipo e per lavori di questo tipo. Quindi questa è un po' la riflessione che viene da te e sappiamo che tu sei proprio in preparazione, no? Si può dire quasi preparazione perenne, preparazione costante del sogno Van de Globe. Passiamo dal sogno alla realtà, poi ci dirai anche, ci farai un punto della situazione. La prima settimana, i primi 10 giorni di questo Van de Globe hanno espresso delle conferme, ma anche delle sorprese. Una su tutti, questo Alex Thompson, l'inglese che è in testa, è passato primo con il record all'Equatore. Che impressione ti fa? Beh, indubbiamente Alex Thompson sta dimostrando di avere una grandissima velocità. Lungo il Portogallo, a un certo punto ha strambato per primo, staccandosi da Armelle Cléache e Jean-Pierre Dick, una strambata che non ha pagato assolutamente, ma che comunque, diciamo, lo ha fatto rientrare in regata grazie indubbiamente alla velocità che è riuscito a sviluppare la barca. L'avevamo già visto molto veloce in altre regate del circuito per il Van de Globe. In un'intervista di Sébastien Jos, sono rimasto stupito di come lui appunto vedeva Alex Thompson tra uno degli avversari da tenere assolutamente sotto controllo.
Ha fatto un'opzione Alex assolutamente rischiosa, a mio avviso, che è stato un passaggio al Poto Noir molto molto est rispetto al gruppo. Abbiamo visto proprio come sia Armelle Cléage che Vincent Rioux e ancora Joss erano molto più spostati verso ovest, un passaggio statisticamente molto più tranquillo. Alex Thompson invece ha visto qualcosa probabilmente di diverso, deve essere stato incollato un po' più degli altri forse alle immagini satellitari, ma comunque il suo posizionamento l'aveva fatto intorno all'uscita da Capoverde, non poteva più cambiarlo. In ogni caso, un passaggio che indubbiamente lo ha pagato, poiché è riuscito ad agganciare l'Aliseo di Sud-Est prima degli altri, e adesso indubbiamente sta facendo la sua corsa con un ottimo vantaggio sul secondo, che in questo momento è Armelle Cléage, di circa 60 miglia. Quindi indubbiamente è un'opzione vincente che gli ha dato ragione e che in questo momento lo vede al comando della flotta, dirigendosi diciamo sempre più velocemente possibile verso sud per aggirare l'anticiclone di Santa Elena e quindi agganciare le depressioni che lo porteranno, diciamo, a doppiare Capo di Buona Speranza. Gli altri favoriti della vigilia, su tutti Armelle Cléage con Banco Populaire 8 e anche Sébastien Jossé e anche Vincent Rioux, tutto sommato che è il primo delle barche senza foil, ma mantiene una posizione insomma di vertice. Lo stesso Paul Meillat con SMA mi sembra che stia messo molto bene in questa prima fase. I tuoi personalissimi favoriti e perché? Beh, indubbiamente i miei favoriti sono Armel e Joss. Sono due navigatori che stimo tantissimo. Poi, diciamo, Joss è anche un caro amico con cui abbiamo fatto regata insieme sul Mini in più di un'occasione. E sono comunque navigatori fortissimi e hanno già dimostrato nel circuito quanto valgono. Vincent Rioux è un veterano della corsa, ha una barca molto molto leggera, molto estrema. Ha vinto la Jacques Vabre del 2015, quella che io ho fatto con il Trimarano. Vedevo come riusciva a dominare la flotta pur avendo la barca senza foil. È chiaramente un grandissimo esperto di questa regata, e questo fondamentalmente è un fattore che conta. Non dimentichiamoci che la regata è lunga, ci saranno ancora tantissime sorprese, è un giro del mondo e per arrivare bisogna terminare la regata. Vincere la regata vuol dire prima di tutto finirla. Abbiamo visto già come il primo concorrente, purtroppo, che un bravissimo skipper, Tanguy de la Motte, sia costretto appunto all'abbandono e stia rifacendo rotta verso le Sables d'Olonne in seguito Sì. appunto alla rottura della testa d'albero, che chiaramente non è riparabile. Quindi, diciamo, ecco, ti confermo la mia impressione sui favoriti per riallacciarmi alla domanda, e comunque non dimentichiamoci che la regata è lunga e ci saranno ancora tante sorprese, quindi non mancheranno colpi di scena, e in questo momento è importante, secondo me, che gli skipper siano molto attenti a preservare i materiali, poiché appunto il Grande Sud è pericoloso. Certo, penso che siano tutti consapevoli di questa statistica un po' agghiacciante che circola, insomma, che sono i numeri reali. Dal 1989, prima edizione del Van de Globe, 71 arrivati su 138 partecipanti iscritti, diciamo così. Quindi, insomma, è logico che è una maratona del mare che fa una selezione molto feroce. Le osservazioni per un pubblico normale, di velisti normali, diciamo, di velisti della domenica. Guardando le immagini splendide, mozzafiato di queste astronavi, di queste barche oceaniche, di questi Moca 60 di ultima e anche penultima generazione, lo stesso gesto marinaresco di Tanguy de la Motte che è salito in testa d'albero per provare a riparare e ha fatto una mezza riparazione che gli consentirà poi di tornare a vela alle Sables d'Olonne su una testa d'albero spezzata, mentre si riprendeva anche con la telecamera. Le barche che praticamente sembrano dei sommergibili per quanto corrono quando gli schizzi che prendono, eccetera. L'impressione, anche vedendo i commenti sui social, il velista normale dice: ma questi sono una sorta di astronauti, sono veramente dei personaggi straordinari. Beh, indubbiamente, diciamo, è una regata molto dura. Queste sono persone che hanno avuto modo di prepararsi in un periodo più o meno lungo. Ci sono tanti bisù, ovvero appunto skipper che sono alla sua partecipazione, e tanti esperti. Chiaramente non è che al Van de Globe si accede come prima regata, si fa un percorso di avvicinamento molto molto lungo, in cui si partecipa già a regate in solitario, chiaramente più piccole, si segue una qualifica in solitario, non in regata, si fanno tanti allenamenti in doppio,
comunque si fanno uscite con l'equipe tecnica, si ha modo di testarsi. Chiaramente il Van de Globe è il vero salto nel blu, per cui chiaramente non c'è allenamento. L'allenamento è la regata stessa, il fatto di vivere la regata stessa. È una regata dura, è una vera e propria maratona, i ritmi di sonno da prendere sono a volte difficili e stancanti per 3 mesi di fila. Comunque il rinunciare fondamentalmente a dei cibi freschi, io credo che i navigatori diciamo stiano per terminare i loro frutti freschi tra pochi giorni e quindi andranno avanti soltanto con gli liofilizzati fino all'arrivo, quindi fondamentalmente la competizione sportiva è in assoluto più lunga, poiché non esiste un qualcosa di comparabile in nessun altro sport in termini di endurance. E quindi credo che indubbiamente per tutto questo ci vuole una grandissima motivazione, poiché non dimentichiamo che il mentale è il primo aspetto che porta questi skipper a terminare la regata, e una grande preparazione fisica. Vorrei far notare io come Tanguy de la Motte ha deciso di riprendere il mare per tornare alle Sables d'Olonne, che credo che sia un gesto da un punto di vista marinaresco meraviglioso. E le sue parole sono: ci sono ancora tanti click da fare, tanti bambini da salvare. Cioè, lui sta Bravo. facendo una corsa per una causa e la sua motivazione è una grandissima causa in cui lui crede moltissimo e che vuole portare in fondo con qualsiasi mezzo, anche a costo appunto di riportare la sua barca alle Sables d'Olonne nello stato in cui è. Quindi Giustissimo, hai credo fatto grande benissimo a preparazione. sottolinearlo, è una delle tante storie belle, del resto la barca si chiama Initiative Coeur e quindi è una delle tante storie belle che ci sono dietro al Van de Globe, questa maratona. Un ultimo messaggio su di te, ti chiediamo un po' il punto della tua preparazione. La mia preparazione, diciamo, si svolge fisicamente sempre, diciamo, nello stesso modo, con esercizi fisici e navigazione in mare. In questo momento, diciamo, mi sto dedicando un po' alla scoperta dei foil da quest'anno, una cosa a cui, diciamo, ho interesse di avvicinarmi e approfondire. E chiaramente confesso anche che sto lavorando molto a tavola, molto davanti al computer per cercare di preparare il mio progetto nel modo più dettagliato possibile e poter convincere un pool di sponsor italiani insieme al mio grandissimo e fedelissimo sponsor Prismian a seguirmi in questa avventura, poiché credo che ci sarebbe tantissima bellissima comunicazione da fare su dei messaggi veramente puri in uno sport che ancora non si è fatto fagocitare dagli interessi, diciamo, di altri sport, e quindi credo con tutto il cuore di poter riuscire a portare in fondo, diciamo, questo progetto e anch'io poter dare il mio messaggio nella prossima edizione. E credo Giancarlo, concludendo e salutandoti, che dirlo adesso, proprio mentre è in corso questa edizione del Vendée, quindi a 4 anni di distanza dalla prossima edizione, sia il momento giusto, proprio anche come coraggio, come tempistica e come volontà. Tu sei sicuramente tra i navigatori italiani quello più indicato in questo momento. Allora, grazie Giancarlo Pedote per questa puntata insieme a te. Solo è la webserie che noi stiamo dedicando al Van de Globe. Ci torneremo ovviamente nelle prossime puntate. Torneremo anche con te a chiamarti, a collegarti e ci verrai anche a trovare in studio. Assolutamente, grazie Fabio e a tutti gli amici di Solo. A presto!